grazie, bravissimo Giuseppe. Non è cosa nuova, amiche e amici, io solitamente mi tengo a distanza dall'introduzione legata a convenevoli, drammatica, ringraziamenti, saluti istituzionali, di solito li do per letti, li salto a pie pari per ottimizzare il tempo a mia disposizione. Però vi chiedo questa sera di ascoltarmi qualche minuto, derogherò a questa mia probabilmente cattiva abitudine e vi ringrazierò uno ad uno. Sarò breve. Dunque, l'aereo è grazie. Grazie a tutti voi per essere intervenuti così numerosi, così ampia, così affettuosa partecipazione. La leggo come una grande testimonianza di affetto nei miei confronti, ne sono davvero onorato. Grazie anche a chi non è potuto venire per impedimenti di natura differente. La febbre, il traffico, la nonna morta, dicevamo, un'altra un po' la nonnina. Lo Stato. Ma un altro libro pure, la nonna, la stessa. Quante nonne hai? Grazie agli amici che sono assenti, ma hanno voluto comunque essermi vicino, trasmettendomi messaggi benaugurali, in bocca al lupo, dai e Massimè. Oh, yeah. Grazie al Böhringer, correggimi, Ingelheim, alla Angelini, alla Bayer e alle altre case farmaceutiche produttrici di paracetamolo antipiretici che hanno permesso a più di qualcuno che vedo in sala di sconfiggere l'influenza e essere qui tra noi. Quindi, grazie alle industrie farmaceutiche. Grazie anche a chi, pur essendo qui fisicamente presente, ha pensato di accompagnare questa sua partecipazione con un messaggio. E ho ricevuto, si tratta davvero di piccole gemme, piccoli diademi letterari, mi ha trasmesso degli endecasillabi sciolti, ve ne leggo qualcuno del tipo, e tra virgolette, me possino cecamme si non vengo, meglio con te che con mi moglie, un eloquente sto già a fa la fila che manco per le fonzette, e un fiabesco Harry Potter te spiccia casa. Questo è bellissimo. Un grazie dal profondo del cuore a Cesare, a Giuseppe, li confondo, a Giuseppe De Filippo, ho detto, tanto nomi nullum par esempio, hai capito? Grazie a Orfeo e Maura, non li vedo, della casa editrice Xorma. Se non ci sarebbero stati loro con la strage dei produttivi, probabilmente oggi non sarei qui. Grazie a Sperlin e Kuffer, li confondo, non so qual è l'origine, qual è l'origine, li confondo sempre. Grazie comunque ai miei amici tedeschi. Grazie a Giove Pluvio, che non ha fatto piovere. Grazie al tempo. Grazie a medio.it, grazie all'ottobrata romana, ma che fine ha fatto l'ottobrata romana? Oggi è l'ottobrata di Istanbul, grazie a Ma e Amo, rispettivamente madre e moglie, ma come mi devo vestire? Fino a ieri andavo in giro con Infradito e Moncler. Grazie per non aver fatto ancora il cambio di stagione. Grazie al signor Feltrinelli per averci concesso questo spazio, alle ragazze degli eventi della Sperling a Milano. Io avevo chiesto un luogo e non una location più capiente. Hanno fatto qualche telefonata, però le virago milanesi hanno provato a chiamare qua a Roma, però la nuvola di Fuxas ancora non è pronta. Pare che avrà il 28-29. Piazza San Pietro era occupata dal Papa, Circo Massimo da Venditti, lo Stadio Olimpico c'era il derby, lo Stadio Flaminio c'erano le erbacce.
quindi mi hanno detto accontentati della Feltrinelli di via Vittorio Emanuele Orlando. Oggi ho tenuto a precisare, Feltrinelli via Vittorio Emanuele Orlando è quella vicino piazza Esedra. La quinta sollecitazione è arrivata da amici che mi hanno detto: ma via Vittorio Emanuele Orlando è largo Argentina, no, quello è Corso Vittorio, via Vittorio Emanuele Orlando è piazza Esedra. A te uno mi ha risposto: sicuro? Sicuro? Come si dice? Sicuro, sì, con una buona dose di approssimazione. Grazie a Borges, a Beckett, a Calvino, a Dottor House, a Edwidge Fenech, tutti gli altri topoi, gli altri riferimenti culturali li trovate in calce, vada meglio, in calce al libro, quindi scusate se questa volta ho derogato e ho occupato parte della vostra attenzione, vi ringrazio ancora una volta con questa sequela di nomi e luoghi. Applauso.